Bene, ho lasciato appunto la discussione che stavamo facendo prima, precisando il fatto che il 10 giugno del 1940, non appena Winston Churchill diventa primo ministro britannico, invia il Lord Stafford Cripps, noto filo comunista, a Mosca come ambasciatore britannico. È un fatto contraddittorio, perché se la Germania ha stabilito un patto di non aggressione con l'Unione Sovietica e quindi trova alleanza con l'Unione Sovietica, la quale Unione Sovietica, attenzione, cosa molto importante, rifornisce di petrolio la Germania, soprattutto di petrolio, di Ma lì benzina, forniva di petrolio anche l'Italia. per andare a bombardare Londra, è chiaro che un ambasciatore britannico a Mosca non è che sia molto ben collocato come figura. Ecco, voglio quindi c'è qualche cosa che non quadra in tutta la vicenda. Perciò si dà corpo e si dà prova che c'era un precedente analogo trattato segreto tra Stalin e il governo inglese, stabilito fin dal 1938, in occasione proprio della conferenza di Monaco, alla quale non fu invitato, fra i vari potenti, non fu invitato Stalin, se ben ricordate. Bene? Perché la conferenza che riguardava il mondo occidentale e i Sì, ma cosiddetti vincitori della Stalin guerra. rimase critico nella faccenda, propose una vera e propria critica, e difatti gli storici notarono che appunto non era stato invitato, perché avrebbe dovuto stabilire di comune accordo, visto che si stava discutendo dei sudeti e quindi anche di una parte di ucraini che erano Area poi di stati influenza. assorbiti nella Cecoslovacchia, il famoso stato Arlecchino, ecco che Stalin forse doveva essere interpellato. Ma cosa fa Stalin in quel periodo? Per reazione firma proprio con il Partito della Guerra, stabilisce l'accordo, che è un accordo poi che è conseguente alla stessa istituzione, il compito istituzionale dell'Unione Sovietica, una creatura americana, una creatura della finanza americana. La rivoluzione bolscevica è la stessa conduzione della politica per il controllo delle masse, non per il sostegno delle masse, della politica del capitalismo americano. Bene? Quindi il primo risultato, l'eliminazione della concorrenza, perché ben sapete che lo zar voleva dare il petrolio in Europa a metà prezzo rispetto a quello del cartello Rockefeller. Bene. E con questo direi che per il momento ho finito, anche se dovremmo riprendere questo discorso nella trattazione di quello che è tutto riprodotto in questo filmato, dove si trovano le prove, anche le prove, non soltanto le fonti, perché le fonti sono manipolabili di quello che uno può anche dire, no? Ma ci sono i documenti che parlano chiaro, tutti in questo filmato, la seconda parte del DVD Adolf Hitler, la storia mai raccontata, che dura 2 ore, un video di 2 ore. Edizione italiana. Finito, grazie. Che voi Ecco. potete, cari amici, chiedere tranquillamente a noi, che voi potete chiedere a lui, che noi potete chiedere anche, se le volete, anche al Papa. E dopo, insomma, il Papa può Basta, autorizzare. ti chiudo. Allora, professore.